Belisario. Allora, scusate. Belisario. Benassi. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerconi. Ciancio. Ciancio l'ho visto presente al telefono. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Presente. Villa. Vitrotti. Gugliotta e Caccamo. Sì. E anche Poli, anche Caccamo. Comunque sono otto, non c'è il numero legale. Quanti siamo? Otto. Allora, abbiamo otto consiglieri presenti, quindi non c'è il numero legale per aprire la seduta. Alle 9.30 facciamo un altro appello. Se c'è qualche consigliere ancora fuori, o adesso mai più. Allora, prego. Belisario, Benassi, presente. Caccamo, Carlone, Carrus, Cerconi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. C'è il numero legale. 14. Abbiamo 14 consiglieri presenti, quindi abbiamo il numero legale e possiamo aprire la seduta del consiglio. E nomino quali scrutatori della seduta: i consiglieri Vitrotti, Cofano, Lenci. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi dall'aula se non previa comunicazione alla presidenza. E prima di passare all'ordine del giorno, io credo, lasciatemi fare un saluto particolare alla signora D'Acunzo, che oggi è l'ultimo consiglio a quale partecipa. Io credo che vada un saluto e un ringraziamento per l'attenzione e la professionalità con la quale ha contribuito ai lavori, anche ormai sono tanti anni del consiglio. Quindi credo di dire a nome di tutto il consiglio grazie e buon riposo. Buon riposo non credo, però grazie. Allora, perché ho altri impegni. Grazie mille. Commossa, è l'unico riconoscimento effettivo. Contenta per te, ci piace per noi. A me soprattutto. Allora, comunico all'Aula che è stata depositata, anche se non c'è scritto, un articolo 58, Giubileo straordinario della misericordia, firma dei consiglieri Cofano e Benassi. E che si impegna il presidente del municipio. Scusi, presidente, consigliera Tredicine. Mancano i vigili? Adesso li chiamiamo. Grazie. E praticamente in cui si chiede al sindaco di intervenire presso la presidenza del consiglio per sbloccare i fonti. Credo che nel merito merita molto questa risoluzione, questa mozione merita molta attenzione, ma non ritengo oggi ci sia nei caratteri dell'urgenza articolo 58 e quindi la rimando al prossimo consiglio, la acquisisco ma la porto in discussione al prossimo consiglio. Presidente, scusi, posso una parola sul non c'è discussione su questo. Prego. Un breve accenno a beneficio di tutti. In realtà il carattere d'urgenza veniva assunto dal fatto che
questo il municipio comunque non avrà altri consigli prima del periodo di settembre, e visto che comunque a dicembre parte il giubileo straordinario, per evitare che comunque anche un semplice atto di indirizzo politico che può produrre un municipio lo faccia in tempi più che decenti, ed evitare di ridursi all'ultimo per chiedere quest'atto, comunque è fondamentale. Io credo, consigliere Cofano, la ringrazio di queste considerazioni, ma siccome c'è in atto un confronto tra amministrazione comunale e governo su questa cosa, credo prima di procedere a una mozione d'urgenza di questo tipo, credo che sia opportuno aspettare l'esito di questo confronto. Allora, andiamo al primo punto, l'ordine del giorno che era stato caratterizzato anche nel precedente consiglio, articolo 102, interrogazione articolo 102, consigliere Matronova, per favore, consigliere Matronova, articolo 102, faccio l'interrogazione, domanda molto secca, risposta secca, prego. Ma mancano sempre i vigili, non è che mi mena l'assessore, no? Consigliere Matronova. Assessore, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, la ringrazio intanto che è venuto a rispondere a questa interrogazione, che come qualcuno ha detto è una futile interrogazione, dice perdiamo tempo per queste cose, ma il problema non è tanto l'interrogazione per se stesso, ma il modo come è stata gestita questa situazione, cioè metti la palina, leva la palina, sposta la palina, rimetti la palina, cioè una palina messa dal mese di maggio e non si riusciva a spostare, poi grazie alla costanza dell'utente che non riusciva ad aprire la finestra. Ma la cosa più assurda è che poi su un senso unico, dove non sono necessarie due paline, cioè hanno sprecato dei soldi per due paline, quando era necessaria bastava soltanto una palina. Spostarla 10 cm non avrebbe risolto il problema. Adesso mi dicono che è stata tolta. Però quello che gli chiedo, la domanda secca, se il Dipartimento a tutt'oggi ha dato risposta affinché questa rimanga tolta, che non la rimettono, magari rimanga tolta, non si dice, però io lo dico lo stesso. E non vorrei che magari il mese d'agosto, quando la nostra attività politica è chiusa, ci troviamo la palina su via Caltagirone. Grazie. C'è. Prego, assessore. Molto velocemente volevo... Brevemente, rispetto all'interrogazione posta dal consigliere Madrono, a fare chiarezza su quale è stato l'iter con cui si è apposta una segnaletica verticale in via Caltagirone, che è una strada di 100 metri circa, conoscete tutti, e va da via Nola a Piazza Camerino, una strada a senso unico. C'è stata una richiesta dell'amministrazione del condominio di via Caltagirone 15, tutto parte da questo, che segnalava la pericolosità dell'attraversamento pedonale sul sopralluogo della Polizia Municipale, che come sapete non solo è autonoma, ma risponde civilmente e penalmente per le determinazioni dirigenziali di traffico e che determina la segnaletica, ha riscontrato che oggettivamente l'attraversamento era da segnalare con una certa pericolosità, per cui è stata emessa una determinazione dirigenziale di traffico in cui c'era il rafforzamento della segnaletica. L'apposizione della palina, i vigili urbani ritenevano fosse utile apporla all'altezza del civico 22, è stata posizionata in un modo che non so perché non ho visto, quando ho fatto dei sopralluoghi la finestra era chiusa, ma il punto non era che non si apriva la persiana, perché lì ci sono diverse, secondo me, ma che sicuramente rispetto all'utenza, ai cittadini, la visibilità verso Piazza di Camerino dalla finestra non era, era preclusa. Per quanto riguarda il passaggio sul marciapiede, il marciapiede è un marciapiede, un salvapersona di circa 80 cm sul senso unico e che ha difficoltà, c'è una difficoltà oggettiva anche per i non deambulanti, perché ci sono anche i pali dell'illuminazione che, come ben sapete, sono di un
Sade, per cortesia. Sade, per favore. Io non la voglio fare lunga, la palina è stata rimossa su iniziativa della UOT, che ha scritto anche al Dipartimento segnalando la cosa, creando le condizioni per, poiché la strada essendo a senso unico poteva essere sufficiente una segnalazione verticale solo sul lato destro della strada. È chiaro che ci sono delle prescrizioni che anche i dipartimenti, come sapete bene, talvolta ignorando quelle che sono le reali risorse del municipio, che dicono di allargare il marciapiede fino a 1,5 metri. Io, immaginate voi se noi siamo nella condizione di poter fare un'opera del genere, e che comunque io non credo, e vigileremo affinché questa segnaletica verticale non sia apposta nella situazione che dava problemi. Grazie. Consigliere Patronola. Beh, assessore, io mi ritengo abbastanza soddisfatto, però le devi capire che era soltanto un pretesto per farle capire come vengono gestiti alcuni lavori all'interno di questo municipio. Le faccio presente. Però mi perdoni, quando si emette una disciplina di traffico da parte della polizia municipale, l'unità organizzativa tecnica esegue. Sì, però ci dovrebbe essere. Però ci dovrebbe essere qualcuno che vedeva se quella palina stava a distanza giusta o no. Vabbè, comunque, la cosa, quello che gli dico, a livello di gestione di ufficio, perché in una strada principale come via del Quadraro stanno rifacendo tutto un benzinaio, stanno facendo l'allaccio in fogna, hanno tagliato tutta la strada, quindi parliamo di 15 metri di strada, tagliata tutto quanto, in bocco in fogna nuovo, nessuno dell'ufficio si è presentato a controllare se quell'allaccio è stato. Con l'interrogazione non c'entra niente. Allora le sto dicendo, sì, ma è collegato. Lo so, però l'articolo 102 presuppone. Che è urgente, noi le faccio cose secche, mi dispiace. Vabbè, riesco a fare. Abbastanza soddisfatto, grazie. Sì, proposta di deliberazione avente ad oggetto nomina dei componenti del Collegio di Garanzia Municipio 7, ratifica della surroga e nomina del nuovo comitato di gestione La Torretta. Il Presidente della Commissione vuole illustrare l'atto. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, Presidente Fantino. La delibera è ovviamente una presa d'atto da parte del Consiglio, perché si è concluso l'iter di rinnovo dei comitati di gestione dei centri anziani presenti sul nostro territorio e si è proceduto quindi alla nomina dei componenti del Collegio di Garanzia. Questo ovviamente ha comportato, come dice la stessa delibera, la surroga e la nomina del nuovo comitato di gestione La Torretta, perché un candidato presente nel comitato di gestione è entrato a far parte del Collegio di Garanzia. Pertanto, come scritto in delibera, oggi il Consiglio del Municipio approva la composizione del Collegio di Garanzia del Municipio Roma 7 con Domenici Bruno, Natalino Bruno, Arcerito Rocca Lidia, Branca Leoni Salvatore e Tagliani Luigi, e contestualmente approva la surroga del signor Petracca Massimo nel Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani La Torretta, che era stato precedentemente approvato da questo Consiglio e che risulta oggi costituito con il Presidente Gottardi Franco, Pozzi Giancarlo, Morasca Mario, Francesca Angeli Elio, Marchetti Osvaldo, Amatori Armando, Rossi Italo, Di Pietrantonio Vincenzo, Di Benedetto Mario, Volpi Roberto e Petracca Massimo. Grazie. Allora, apriamo la discussione su questo atto. Ci sono delle richieste di interventi? No. Ci sono le dichiarazioni di voto? No. Allora, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? No.
no? Sì. Tra mezz'ora. Sì. Sì, dilla sì. La notte. Ecco pure 13. Ci siamo? Allora, facciamo la controprova veloce. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Chi è approvato? Con 13 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto. Allora, adesso votiamo per questa delibera e per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre con 13 voti a favore, è concessa. Allora, passiamo adesso all'altra delibera riguardante nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziano Villa Lais. Prego la Presidente della Commissione. Sì, grazie Presidente. Come la delibera precedentemente votata, l'ultimo comitato di gestione rinnovato è quello di Villa Lais e quindi come da regolamento il Consiglio del Municipio Roma 7 deve approvare la composizione del comitato di gestione del Centro Sociale Anziani Renato Annini, appunto Villa, conosciuto come Villa Lais, così composto con Presidente Iasenzio Donato, cori, consiglieri Cori Mario, Saldico Francesco, Cirulli Romeo, Palma Fausto, Jacobucci Fulvio, Moretti Maria Teresa. Anche per noi questa è una presa d'atto, così diamo modo al comitato di gestione di istituirsi, diciamo, anche da un punto di vista istituzionale. Grazie. Allora, apriamo la discussione. Ci sono interventi? No. Ci sono dichiarazioni di voto? No, allora passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Allora, 14 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto, quindi l'atto è approvato. Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? C'è una controprova veloce. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi 14 voti a favore, quindi accettata l'immediata eseguibilità. Passiamo adesso al punto numero 4, proposta di risoluzione di iniziative della Commissione Speciale di Legalità e Sicurezza, avente ad oggetto anche se cartiera di via Assisi. Consigliere Matrollo, la prego. Se possiamo spostarla al punto successivo, perché siccome la proponente è sta entrando. Sta entrando. Volevo lasciare la presentazione di tutto quanto alla consigliera Lancia. Lenci. Via Assisi. Lenci. Lenci, dove sta? Lancia, è lei che... No, ma è Lancia che ha presentato. Lancia o Lenci? Lenci. Allora, cambiate nome però. Scusate, per cortesia. Io allora, ho una certa età. Chi è che presenta l'atto? Consigliera Lenci. Allora. Ha visto? Consigliera Lenci? Sì. Prego. Ti è tempo che mi rivengo, che c'ho da fare. Oh, questo sta facendo di convincimento, mi sta a comprare tutti i consiglieri. No? Per favore, prego consigliera. Grazie Presidente, scusi il ritardo. Ma non prenderò molto tempo perché già avevamo parlato a lungo di questa situazione di via Assisi, della cartiera, che capisco e comprendo perfettamente che non è una situazione molto facile da districare e per questo motivo abbiamo chiesto alla Presidente di poter istituire un tavolo con tutte le parti per cercare una soluzione che purtroppo va via via sempre più degradandosi. L'unica cosa che volevo dire è che questo atto è nato
diciamo in maniera un po', cioè è nato perché doveva essere fatto, è nato dalla commissione perché era nato da lì. E l'unica cosa che volevo anche dire è appunto fare uno storico di quello che stava succedendo nel municipio, perché quando abbiamo sentito in audizione il comitato che ci portava appunto questa problematica che veniva da tempo, e poi subentrata una trasmissione che non ha poi detto quello che stava succedendo, perché in effetti il nostro municipio, e già nella passata consigliatura la Presidente Fantino se ne stava già occupando. E la cosa che mi dispiace è che appunto quando ci sono queste situazioni di degrado così grandi poi si vada a fare, diciamo, una campagna elettorale sbagliata, e questo poi porta di disagio ai cittadini, perché poi c'è un susseguirsi di cose non corrette. E questo poi porta logicamente a un allungamento dei tempi. Quindi ci tengo a precisare che sia nella passata consigliatura sia in questa avevamo iniziato a fare un percorso per cercare di trovare una soluzione, perché sappiamo che non è semplice, perché quel luogo purtroppo ha delle problematiche molto grandi, e quindi non sarà facile trovare una soluzione, perché bisogna trovare un posto dove poter inserire le persone che ci sono. Bisognerà bonificare l'aria, e non è una cosa molto semplice, perché lì c'è di tutto, non stiamo parlando di rifiuti, ma stiamo parlando di anche altre cose, di amianto e quant'altro. Quindi noi chiediamo alla Presidente di poter cercare un accordo con tutte le parti interessate e cominciare a trovare delle soluzioni, perché già sono intervenuti anche, quindi capiamo che la situazione non è facile, perché sono intervenuti anche degli organi più su di noi, e sembrerebbe che al momento non c'è stata nessuna risposta, perché mi sembra che ci sia stato anche un parlamentare. Quindi mi voglio augurare che dopo tutto questo tempo che abbiamo aspettato si vada a trovare una soluzione, perché insiste nel nostro territorio. Dei cittadini avevano richiesto se era possibile addirittura prenderlo in carico, non so se questa cosa è fattibile, però logicamente quando abbiamo delle situazioni di degrado sarebbe magari anche positivo se si trovasse una soluzione per tutti, visto che non ci sono cose alternative. Quindi spero che insomma il Consiglio lo voti in maniera positiva. Abbiamo cercato di inserire tutto quello che c'era stato nel tutto l'iter che era stato fatto in precedenza, quindi voglio augurarmi che questo atto passi all'unanimità del Consiglio. Grazie. Grazie consigliere Lenci. Allora, su quest'atto ha chiesto di intervenire la Presidente Fantino, prego. Sì, grazie Presidente, consiglieri. Allora, come diceva la consigliera Lenci, effettivamente già nella passata consigliatura l'ex nono municipio aveva avuto modo di rappresentare, sollecitare ed interessarsi di un problema che nasce molti anni fa e via via si era fortemente acuito, anche perché da una prima occupazione più o meno, diciamo, passata quasi inosservata con poche persone, si è determinata una situazione piuttosto difficile da gestire, con una serie di implicazioni, non ultimo il degrado interno fatto di rifiuti, ma anche direi di tante di tanto tipo di rifiuto, perché non solo amianto ma anche altro tipo di rifiuti. Allora, questa situazione è stata all'epoca rappresentata dal municipio sia alle forze dell'ordine sia al Campidoglio. Ci fu uno sgombero che però, siccome la proprietà, che inizialmente era il Ministero che poi lo cedette all'ente Carta e Cellulosa, il quale poi l'ha ceduto a una società per gestire il fallimento e dunque in questo momento in mano a un curatore fallimentare, non aveva predisposto un intervento che si rende necessario laddove un immobile successivamente a un primo sgombero può essere successivamente rioccupato e riutilizzato. Allora loro fecero un piccolo intervento, però che evidentemente non è stato sufficiente, infatti quell'immobile è stato
nuovamente occupato, e tra l'altro il problema importante che ha è che dal lato della ferrovia permette l'accesso di chiunque, ed è anche questa popolazione assolutamente incontrollata che ha creato una situazione anche dal punto di vista della sicurezza è piuttosto complicata. Infatti nella passata consigliatura ci fu un'aggressione a una dipendente del call center lì vicino, insomma, che la mise anche in pericolo serio di vita. Allora, in realtà noi abbiamo sempre seguito questo problema, rappresentandolo alla nuova consigliatura, al sindaco, alla delegata alla sicurezza. C'è stato anche una serie di incontri, ma attualmente, ed è questo il dato credo più rilevante, più importante, voi sapete che è stato istituito in tutti i municipi, anche in questo municipio, il tavolo per l'ordine e la sicurezza istituito dal prefetto Gabrielli, che sta lavorando, al quale io partecipo, e questo problema è stato uno dei punti che sta trattando il tavolo. Tra l'altro, tutta una serie di soggetti, fra cui anche le forze dell'ordine, ma non solo, hanno già fatto e elevato, insomma, agli organi competenti una sorta di dossier con tanto di verifiche a 360 gradi della problematica rappresentata da questo stabile e dall'occupazione. E quello di cui si tratta ora è decidere la priorità. Cioè, io personalmente ieri ho rappresentato che, a fronte della difficoltà di decidere dove allocare le quasi 100 persone che vi abitano, a fronte della necessità di garantire la salute e anche eventuali altre complicazioni, penso che sia più importante o prioritario il tema della salute o comunque della sanità. Allora ho rappresentato come intervento prioritario, prima ancora di andare a verificare dove e come riallocare queste persone, la bonifica. Ora, siccome la bonifica, per farla in un immobile che non è di proprietà comunale, non è che l'AMA va e interviene, allora c'è necessità di una determinazione che non sta ovviamente nelle mani del municipio e che il prefetto, il viceprefetto in questo caso, che presiedeva il tavolo, insieme alle forze dell'ordine, insieme ovviamente anche a noi, che manderemo una lettera anche noi al sindaco, si possa arrivare a prendere una prima decisione, che è la bonifica. Ora ricordo a tutti che anche l'AMA, quando fa questi interventi straordinari, essendo un'azienda, pretende anche delle risorse, e siccome l'intervento di bonifica di quello stabile, da sempre, questo sì l'abbiamo saputo, prevede un intervento piuttosto consistente. Per questa ragione, insomma, al momento, più che un tavolo indetto da me, e il tavolo già c'è, il tavolo per l'ordine e la sicurezza, ed è stato preso in carico da tutti gli organi competenti, sia di carattere di controllo della sicurezza, come sono le forze dell'ordine, ma anche la AS, anche è a conoscenza di tutti quelli che dovevano saperne. E quello che ci aspettiamo e quello che abbiamo sollecitato è che si dia una priorità. Io ho proposto la priorità che riguarda proprio la sicurezza sanitaria, e dopodiché chiaramente tutte le altre situazioni, compresa la necessità che la proprietà faccia un intervento determinante, perché anche laddove ci sarà la bonifica, anche laddove si trovi una riallocazione delle persone, se lo stabile non diventa interdetto anche proprio strutturalmente ad essere riutilizzato, da lì a poco si ripeterà ciò che è successo anni fa. Grazie. Grazie Presidente. Allora, ci sono richieste di interventi su questo atto? Consigliere Matrona, la prego. Allora, ringrazio la Presidente delle sue belle parole che mi hanno colpito veramente, del suo interessamento. Ma quello che le voglio dire, Presidente, sì, è vero che è stato istituito un tavolo tecnico per la sicurezza col viceprefetto, ma noi poveri consiglieri non ne siamo stati messi mai a conoscenza, anche se qualcuno ci ha detto sì, c'è questo tavolo, incontrando le varie autorità sul quarto piano. Ma la cosa che mi meraviglia di più è che in questo
Posso? Grazie. Quello che mi meraviglia, detto, ringrazio la Presidente per le sue belle parole, del suo interessamento e bla bla bla. Però quello che dico, noi siamo venuti a conoscenza tramite, trovandoci al quarto piano, che c'era questo tavolo tecnico per la sicurezza. Ma la cosa che mi meraviglia è che nessuno di noi consiglieri sa quello che è stato detto, quello che è stato fatto, quello che si farà. Infatti non è detto che non sono autorizzata. C'è il segreto. Ma lei però, signor Presidente, cioè, io non sono autorizzata a rendere noto ciò che discute e decide il tavolo per l'ordine e la sicurezza, perché non è insediato da me, cioè è presidiato dal prefetto e per conto del prefetto, dal viceprefetto, il quale ritiene quando, dove e come rendere noto ciò che discute e decide il tavolo. Ma sicuramente, signor Presidente, il viceprefetto non sa neanche che c'è una commissione legalità e sicurezza istituita in questo municipio per le problematiche. E allora le posso dire che sì, giustamente viene da ridere, sì, voi del SEL ridete, che ride bene chi ride ultimo. All'Ista Civica e SEL. Per cortesia, per favore. La cosa che mi colpisce però è che 25 consiglieri, siamo considerati 25 nullità, perché non sapendo quello che sta succedendo, non sappiamo neanche quello che dire ai cittadini in questo clima di incertezza, di insicurezza. Tanto più che il prefetto Gabrielli è venuto qui per ricucire, non per risolvere, per ricucire il rapporto tra l'amministrazione centrale e l'amministrazione e i cittadini di questo municipio e di tutti gli altri 15 municipi, 14 municipi. Pertanto fare una riunione e non sapere neanche minimamente, a parte i suoi adepti, quelli che gli stanno più vicino, che sicuramente lo sapranno, noi purtroppo, stando all'opposizione e l'altra parte del PD che sta all'opposizione della maggioranza, anche loro purtroppo non sanno quello. Signor Presidente, parli per il suo gruppo politico, non parli per gli altri gruppi politici. Presidente, grazie. Lei parli per tutti quanti. Io parlo per tutti. Grazie, per tutti. Prego. Pertanto, avere il Presidente qui in quest'Aula dicendo belle parole, per carità, lei ha pensato alla bonifica specialmente per quanto riguarda l'intervento igienico-sanitario. Sì, sono passati già diversi mesi da quando ne hanno parlato le TV e tutto quanto, poi c'è stato quest'atto portato in commissione che forse è stato quello che ha smosso un po' il tutto. Io mi auguro che nei tempi che verranno, visto che pure pare che si sia fatto questo accordo, anche se non capisco il suo comunicato che ha fatto nei confronti dell'uscita di SEL dal Comune di Roma, non si riesce a capire, e mettiamo tutto dentro perché scusate, per cortesia. Rimaniamo nel merito dell'atto, consigliere Madrona, per quattro minuti le tolgo la parola. C'ha ragione. Allora, per favore, però, scusate, devo sospendere, non è possibile, scusate, consigliere, per cortesia, no, credo ci sia poco da ridere e poco da giocare. C'ha ragione. Manteniamo, per favore, stiamo parlando di un atto da cartiera di Assisi, credo che altre considerazioni siano fuori luogo. Fatela finire. Grazie, prego. Ma che è sto modo di ridere? Quando parla per favore. Vi dovesse vergognare. Cogliamo tascia 10, non sono passate già 4 minuti. Ok. No, ripeto che se non vergogniamo perché stanno ridendo mentre parla un consigliere in adempimento delle funzioni istituzionali. Pertanto sto dicendo, io faccio riferimento al comunicato della Presidente, non faccio riferimento alle dimissioni, all'uscita di Nieri, ma soltanto al comunicato del Presidente, che se fosse un Presidente corretto dovrebbe fare la sua giunta tutta di SEL, l'opposto del... Però, le ripeto, adesso le tolgo la parola, l'ultimo avviso, le tolgo la parola. Va bene? Va bene. Allora, teniamo il merito dell'atto, per cortesia. Va bene, allora ritorniamo all'atto. E allora, signor Presidente, io comunque la ringrazio nuovamente del suo interessamento. Spero che non rimanga all'interno del suo cassetto questa documentazione, questi minimi interventi, che poi possiamo considerarli minimi, non lo so, là si parla di tonnellate di roba da portare via. Però fino adesso il prefetto Gabrielli non so se ha trovato anche la sistemazione per quelle povere creature che stanno chiuse dentro quella che è l'ex cartiera, perché lui ha detto che fino che non trova la sostituzione non autorizzerà mai gli sgomberi. Quindi se noi puliamo all'interno della cartiera, rendiamo l'ambiente vivibile e pertanto secondo me continueremo a tenere quella gente non nel degrado dell'immondizia ma nel degrado di tutto l'immobile. E per me non è consentito, proprio come essere umano, mi rifiuto di vedere persone
chiuse all'interno, che per me sta diventando un ghetto, chiuse all'interno di quel complesso senza che noi possiamo fare nulla, ad eccezione che togliere questa benedetta immondizia. Se poi scoppia un incendio come è scoppiato a Fiumicino, credo che tutti quanti si attiveranno per la rimozione di questa immondizia, perché quello che è scoppiato per favore, Tutino, quello che è scoppiato per favore, ma devo rispondere al consigliere Tutino, per cortesia, allora sto dicendo, l'incendio doloso che è scoppiato l'anno scorso è scoppiato l'incendio che è scoppiato l'anno scorso non è scoppiato perché il sole l'ha riscaldato e qualcuno ha voluto che scoppiasse il problema, cioè che si evidenziasse. È passato un anno da quella volta, quindi dopo un anno ne è successo un altro 3 mesi fa, pertanto non credo che siano incendi dovuti all'alta temperatura. Può darsi pure, perché se sia l'alta temperatura, i 40 gradi bruciano pure alcuni neutroni del cervello rimasti. Va bene, Presidente, io la ringrazio, spero che possa replicare, ma quando non ci sono io, grazie. Altri interventi? Consigliere Lenci, alla fine lei ha presentato l'atto, alla fine della discussione. Ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Presidente Fantina, assessori, allora a me è interessato il fatto dell'intervento, della spiegazione di quello che succede in questo comitato per la sicurezza. Quindi riferito al discorso della cartiera di Assisi, che è l'atto di cui stiamo discutendo, e mi viene in mente che sul nostro territorio, al di là di altre situazioni più o meno omogenee come in altri municipi, abbiamo due elementi che sono insomma molto evidenti: la cartiera e la barbuta coi roghi. Quindi il fatto che lei, Presidente, oggi sia venuta in consiglio, a differenza di altre volte che per impegni istituzionali immagino non ha avuto la possibilità, quindi significa che aveva interesse a dire quello che giustamente si sta facendo in questo tavolo a fronte di quest'atto, e quindi questo è apprezzabile, perché dice pure oggi potevo avere altri impegni istituzionali, no? Invece ho fatto in modo che, sapendo che c'era questo, sono venuto a comunicare quello che si dice e che si sta cercando di fare. Poi è vero, rimango un po' così, un po' spiazzato quando lei dice non sono dovuta a dire, non è il mio ruolo, è il mio compito. Certo, non è autorizzata, certo, però poi lei mi insegna anche dalla sua esperienza che la politica ha un altro ruolo, per cui per sua iniziativa potrebbe, come non potrebbe, perché qui ultimamente in quest'aula lei non c'era, le cose si possono fare, non si possono fare, è utile, non è utile, la mettiamo, non la mettiamo le cose. Quindi questo dovrebbe essere un ragionamento che io non sono autorizzata, però mi fa piacere comunque comunicarvelo, perché parliamo di territorio, parliamo di cose importanti, parliamo di interventi, parliamo di qualcosa che qualcuno deve decidere per noi. E quindi non penso che si fa chissà quale stranezza o quale mancanza amministrativa o giuridica nel dirlo. È vero, non è autorizzata, quindi può dirlo come non può dirlo. Però io penso che a noi farebbe piacere sapere su alcune, non tutte le sfumature, perché non penso che duri 10 minuti questa riunione o questo tavolo, però i concetti... quello che si prefigge è importante saperlo, anche perché noi rappresentiamo questo municipio insieme a lei, quindi se possiamo dare il nostro contributo nel dire qualcosa a chi di dovere, io penso che sia intelligente. E sulla cartiera è quello il procedimento, al di là che poi rimaniamo ingessati nella burocrazia, perché poi c'è il fallimento, è un privato,
fa parte del ministero, tutte queste belle cose, come al solito le procedure poi complicano. Però poi l'intervento, secondo me, è quello che siamo d'accordo, perché l'atto, quando fu portato qualche mese fa, insomma, è stato parlato, riportato, eccetera, eccetera, alla sua base aveva l'intervento di bonifica, della sistemazione sanitaria, evitare igienico-sanitaria, per evitare problemi appunto di questo tipo. Conseguente poi, ovviamente, la sistemazione eventuale di chi sta lì dentro. Questo era ovvio. Però intanto cercare di intervenire. Come si può intervenire? Io non l'ho capito. Probabilmente neanche a lei gliel'hanno fatto capire come si può fare questo tipo di bonifica, perché l'AMA non può intervenire. Però certo che dobbiamo stare sul pezzo. E quindi io sono convinto che lei, caratterialmente parlando, al di là del discorso politico, non molla la presa. Per cui bisogna, esatto, cercare di indurre il viceprefetto, chi per loro, perché lì è una situazione che comunque non può andare oltre. Poi penso che ci sarà anche sul discorso, quindi sono d'accordo su questa valutazione, cioè sapere queste notizie mi, tra virgolette, mi rincuora, mi rassicura, ma poi sappiamo, però siamo persone che stiamo sul territorio tutti i giorni, siamo per strada, purtroppo le parole a volte se le porta via il vento, per colpa non nostra ovviamente, perché poi tra il dire e fare c'è di mezzo il mare. Questo, voglio dire, è di tutti i giorni. Se noi riusciamo a stargli addosso, e quindi non solo lei, ma possiamo anche dargli il nostro contributo, lei ci rappresenta degnamente nel tavolo, ci mancherebbe altro, ma se dobbiamo spingere anche noi e far sentire la nostra presenza, io sarei tentato alla prossima riunione di entrare dentro e partecipare alla riunione, perché che mi fanno, mi cacciano o mi arrestano? No, forse se qualche spinta a qualcuno, ma se sto zitto no, perché comunque far sentire la nostra presenza non è fondamentale, perché c'è un gioco delle parti. E poi chiudo, Presidente, che a lei non sarà sfuggito, perché Gabrielli ha fatto un percorso, mi dice il mio collega, che tra il dire e il faceto, insomma, qualcosa di simpatico esiste, e sta facendo un lavoro di cucitura, che questo gli hanno detto di fare. Poi certo si è trovato una situazione che non immaginava neanche lui di trovarla, perché quando giri e vai, guardi con i tuoi occhi e ti rendi conto, diventa diversa e diventa pesante. E quindi non è che lui c'ha la bacchetta magica, perché non ce l'ha nessuno, però ha tamponato. Voglio dire, adesso pure noi, insomma, dovremmo, no? Noi non siamo considerati come parte politica, chiamano a lei, ma può darsi che anche a lei avrebbero chiamato, che ne so, questi so così, sono artisti, sono creatori, sono, cioè mi viene in mente la, come si dice, la finanza creativa, capito? Cioè se fanno queste cose volanti per dare un senso, vabbè, ci sta. E quindi, però, perché questo municipio non è stato preso in considerazione nella parte politica? Perché allunga, come allunghiamo noi, hanno allungato i comitati, non so se rendo l'idea, cioè come potevamo parlare, come hanno parlato i comitati, potevamo parlare noi, cioè, quindi il tempo necessario comunque da utilizzare sarebbe stato lo stesso. Però hanno preferito toccare il cittadino e non chi rappresenta il cittadino. Questo per me è un elemento negativo, ma per me non per Fulvio Giuliano, per chi rappresenta le istituzioni è un elemento negativo. Mi auguro che lei abbia recuperato a nome di tutti la funzione, perché giustamente viene a casa mia e me ne dico che devo fare, ok, perlomeno fammi partecipe, anche perché i roghi ancora continuano a 3 mesi da sta parte, quindi non è che hanno sistemati, dobbiamo aspettare a settembre che ci mettono il tappo, no? E così il fumo non passa più, cioè il primo settembre, quando torna, dice sì, ho sistemati, ma per 3 mesi, per 3 mesi, voglio dire, insomma, ci stanno. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Altri interventi? Consigliere Lancia, prego. Non ho capito, consigliere Lancia.
Vogliamo chiedere 10 minuti di pausa per riunirci come capigruppo e rinforzare il dispositivo, visto che nel frattempo è stato aperto il tavolo con la prefettura e quindi volevamo fare delle piccole modifiche, verificare se è possibile modificare il dispositivo. Ci sono opposizioni a questa richiesta? Se non ci sono opposizioni, la richiesta è accolta, 10 minuti di sospensione. Vediamo se possiamo riaprire il consiglio, grazie. Allora invito i consiglieri a riprendere posto. Allora, stavamo in una fase di discussione. Allora, un attimo. Allora, scusate, possiamo riaprire? Sì, grazie. Allora, consiglio riaperto, quindi è stata chiesta una sospensione per, diciamo, rivedere nella parte deliberativa l'atto. Grazie. Allora, non so, chi è che vuole illustrare? Consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente. Allora, il problema è questo. Per cortesia. Prego. Il problema è che è sorto è questo e come al solito continua ad arrabbiarmi come pochi. Poi dopo. Allora, io non è per dire, però 4 mesi fa avevo portato una mozione che è stata poi bocciata. Poi è stato deciso di fare una risoluzione ed è passata in una commissione. E va benissimo, non si sono presentati alcuni. Poi abbiamo la commissione prima, mi sembra che il consigliere Poli, c'è anche da verbale, se qualcuno se vuole andare a vedere, è stata bloccata di nuovo lì perché voleva vedere cosa... Poi dopo ci ha spiegato, dopo 2 settimane, che non era sua competenza perché chiedevamo una bonifica. Ma io vorrei sapere qui a chi si vuole prendere in giro, perché io sono veramente stanca. Ma proprio stanca. Perché nessuno vuole prendere in giro nessuno. Perché ogni volta consigliere che Lenci, allora, passano 8 mesi, Presidente. Consigliere Lenci, questa è un'altra discussione. Allora, io ho sospeso il consiglio perché sono stato richiesto per apportare modifiche all'atto. Sto spiegando questo perché le faccio capire che adesso un atto come questo ormai è superato. Perché sono passati 4 mesi. Allora, quello che voglio dire io, che se vogliamo entrare nel merito delle cose, se vogliamo andare a risolvere i problemi, io sono la prima. Se vogliamo essere presi in giro e prendere in giro i cittadini, a me questa cosa non mi sta bene proprio per niente. Ah, le modifiche apportate sono, logicamente, se volete vi faccio le fotocopie, ve le potete leggere. Poi un'altra cosa importante, nella passata consigliatura, in questa vorrei sottolinearlo, non c'è nessun atto di consiglio, su questa storia non c'è nessun atto. E se adesso vogliamo togliere ai consiglieri anche di fare degli atti di indirizzo politico, allora mandiamoli tutti a casa, sti consiglieri, perché non servono. Allora... veramente arrabbiato. E chiaramente vanno fatti emendamenti sull'atto, vanno presentati emendamenti. E quindi dobbiamo trasformarli in emendamenti perché noi avevamo. Sì, altrimenti non è una mozione, è una risoluzione. Quindi vanno fatti emendamenti, presentati, discussi, votati. Grazie. E poi si vota la risoluzione eventualmente emendata. Un emendamento. Allora, che vogliamo fare? Però voglio dire, io credo che allora consigliere Lenci, non ho capito. Presidente, scusa. Un attimo solo. Consigliere Lenci. Vorrei capire. Se lei mi dice che dobbiamo fare gli indirizzi, dobbiamo scrivere. Sì. Allora, consigliere Serietale, mi dica. No, volevo proporre a lei e all'Aula, magari se sospendiamo un attimo questo punto, intanto i colleghi consiglieri fanno gli emendamenti che credono e andiamo avanti con i punti all'ordine del giorno. Se lei crede, Presidente. Se non ci sono opposizioni, sospendiamo la discussione su questo atto in attesa che si formalizzino gli emendamenti e la riprendiamo, diciamo, dopo gli altri atti. Va bene? Non si può fare questa storia.
posso entrare? Allora, gli uffici mi dicono che sono molto professionali su questo, che non è che possiamo sospendere la discussione su questo e procedere su ulteriori atti, quindi sospendo il consiglio per 5 minuti per scrivere gli emendamenti. Oh, che palle. Allora, vi consiglio di prendere posto. Allora, siamo in condizione di riprendere il consiglio, prego i consiglieri di riprendere posto. Allora, sono stati, diciamo, presentati emendamenti. Il primo, diciamo, c'è un emendamento soppressivo in cui si chiede di eliminare il punto 2 del risolve. Poi ci sono due emendamenti aggiuntivi. Primo è aggiungere a risolve vengano presentati alla commissione competente i risultati dei tavoli di coordinamento. Altro emendamento aggiuntivo, aggiunge a risolve dopo la parola stagione calda e vengano previsti interventi strutturali sullo stabile, tesi ad evitare ulteriori occupazioni. Questi sono gli emendamenti. Allora, quindi possiamo gli emendamenti? Allora, allora consigliere Lenci vuole illustrare gli emendamenti oppure li diamo con letto? Guardi Presidente, non c'è bisogno perché è stato quello un po' che abbiamo deciso quando abbiamo sospeso il Consiglio, quindi li ha letti lei, non c'è bisogno. Allora, quindi andiamo in ordine con la votazione. Con la votazione, allora. Sì, soppressivo. Scusate. Vuole intervenire qualcuno? Sì. Scusate, gli altri consiglieri? Io? No, scusi. Allora, Presidente, mi dica, consigliere, tutto. Allora, siccome non sono proprio quelli che abbiamo visto prima in capigruppo, ci dà un minuto le fotocopie, perché non sono facciamo quelli le fotocopie che abbiamo il tempo un attimo di vederli, perché personalmente tenevo molto alla ho dato lettura, adesso facciamo anche le fotocopie, solo il tempo di leggerli, ecco, niente di bello. Allora, sono stati fotocopiati gli emendamenti presentati, quindi io li ho letti. Allora, andiamo con ordine. Primo emendamento. Va bene. Allora. Allora, c'è la presentazione da parte del consigliere Trutino di un altro emendamento, aggiuntivo, soppressivo, modificativo, aggiuntivo, quindi sarebbe il quarto emendamento. Allora, vediamo l'emendamento numero 1, in cui si chiede, si chiede emendamento numero 1, che è soppressivo, di eliminare il punto 2 del risolve. Ci sono interventi su questo emendamento? No. Diciamo la firmataria, la prima firmataria lo ha illustrato, emendamento soppressivo, vabbè. Non ho capito, vabbè. Consigliere Cercone, che cosa vuoi? Stanno lì le copie, per cortesia. Allora, cerchiamo di fare una cosa ordinata, per cortesia. No, sì. Spieghiamolo perché abbiamo fatto un emendamento soppressivo, perché come diceva la consigliera Lenci prima, se gli atti si portano dopo 8 mesi questo era superato, quindi abbiamo dovuto modificare il risolve. Spieghiamolo perché dopo c'è gente che guarda ovviamente la regione. E la Lenci l'abbia detto questo. Allora. Ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento numero 1, soppressivo? No. Passiamo alla votazione di questo emendamento.
non abbiamo partecipato. Scusate, per... lei ce l'ha preso. Allora, scusate, ma per cortesia, su, calma. Allora, metto in votazione l'emendamento numero 1. Io ho chiesto se c'erano interventi, ho chiesto se c'erano dichiarazioni di voto. Nessuno è intervenuto, metto in votazione. Io quello devo fare. Allora, stiamo votando l'emendamento numero 1. Ma è soppressivo, leva l'ultimo. Emendamento soppressivo del secondo comma del risolve. Eliminare punto 2 del risolve. Allora, vi faccio, scusate, però io credo che i bambini di prima elementare forse funziona meglio. Ricomincio da capo, d'accordo? Allora, su questo emendamento ci sono interventi? No. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Allora, passiamo alla votazione. E non è possibile però, eh? Allora, ripeto, emendamento numero 1 soppressivo. Chi è favorevole? Facciamo una contro. Chi è contrario? Nessuno. Facciamo il contrario. Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, l'emendamento è approvato. Allora, 17 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Emendamento numero 2, aggiuntivo. Lo leggo. Aggiungere al risolve che vengano presentati alla commissione competente i risultati dei tavoli di coordinamento. Questo è l'emendamento presentato. Ci sono interventi? Aggiuntivo. Emendamento aggiuntivo, sì. Allora, ci sono richieste di interventi? Consigliere Cerconi, prego. In virtù del fatto che mi è stato riferito che la Presidente ha detto che i risultati o quello che si sta facendo è in qualche modo non divulgabile, devo far presente che non è divulgabile all'esterno dei commissari, cioè il commissario che riceve un'informazione in virtù del compito che svolge all'interno del Consiglio non può divulgarlo, ma un consigliere ha il diritto di ricevere informazioni riguardo quello che succede ovviamente anche e viene promosso dalle autorità competenti. Basta. Altri interventi? Consigliere Aldaga. Grazie Presidente, assessori, colleghi, buongiorno a tutti. Sono molto perplesso su questo emendamento per quanto detto prima dalla Presidente e poi perché non si capisce chi deve presentare questi risultati e la commissione competente, io mi auguro sia la commissione sociale in questo senso, ma anche qui non si capisce quale si vuole indicare come commissione competente, visto che l'atto arriva da una commissione, ma riguarda sicuramente una commissione ordinaria del nostro municipio, ma ripeto, quello che ha appena detto la consigliera Cerconi sul fatto che sì, i consiglieri hanno sicuramente diritto a sapere quello che accade nel municipio, ad avere conoscenza degli atti, ma se c'è un tavolo promosso non da questo municipio, diretto non da questo municipio, con le dinamiche che ci ha detto prima la Presidente, ricordiamo che le sedute delle commissioni sono pubbliche, quindi non è un'informativa al singolo consigliere o al singolo commissario, quindi sono molto perplesso su questo emendamento così come è formulato. Grazie. Grazie. Altri interventi su questo emendamento? Consigliere Lancia, prego. Sì, io penso che se sostituissimo a commissione competente il Consiglio in seduta segretata non ci dovrebbero essere problemi. D'altra parte è vero che la Presidente... No, non è un problema di scuse perché non credo che la Presidente voglia cercare scuse su questo.
però in una seduta segretata del Consiglio, quindi non pubblica, a tutti i consiglieri si può fare una relazione senza magari entrare nei dettagli, nei dati, eccetera, nelle cose magari nelle informative sensibili, però si può chiarire qual è la situazione e che cosa intende fare il prefetto, insomma. Grazie. Quindi non ho capito, facciamo un subemendamento? Va fatto un. Consigliere Lenci deve presentare un subemendamento a questo emendamento. E no, ormai è presentato questo. Allora, se siamo tutti d'accordo, io posso anche sostituire. Vengano presentati in una seduta segretata di consiglio i risultati di tavoli di coordinamento. Vabbè, allora scusate. Ma questo è questo, uguale. Però invece il messaggio di commissione competente o la seduta segretaria di consiglio. Chi sono i firmatari? Gli stessi. Allora, ci mettiamo allora. Questo emendamento numero 2, certo, stiamo facendo un po' di confusione. Allora, a questo punto viene ritirato. Siamo tutti d'accordo? Si ritira? I tre firmatari sono d'accordo? Sì. Si ritira questo emendamento numero 2 e al posto di questo emendamento numero 2, il numero 2 diventa, vengano. È sempre aggiuntivo però. Vabbè. Allora questo io farei così, ritirato, faccio questo da e poi l'ultimo questo. Vabbè. Allora, l'emendamento, il primo emendamento, cioè l'emendamento numero 2 è ritirato, va bene? Passiamo all'emendamento sempre, poi discutiamo di quell'altro. Emendamento aggiuntivo. Aggiunge e risolve dopo la parola stagione calda che vengono previsti interventi strutturali sullo stabile tesi ad evitare ulteriori occupazioni. Ci sono interventi su questo emendamento? No. Ci sono dichiarazioni di voto su questo emendamento? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Facciamo la controprova veloce. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, adesso ci siamo al emendamento di tutti, no? Questo qui è tanto, no? Sì. Quindi c'è il quarto che è quello di tutti, no? 17 voti favorevoli. Allora, tanto questo è stato approvato con 17 voti a favore. Emendamento numero 4, sempre aggiuntivo. Sempre nella parte del risolve e aggiungere al tavolo interistituzionale provvede a promuovere un'adeguata ricollocazione degli occupanti. Questa è firma del consigliere Tutile, un'altra firma, non so chi è. Chi è la seconda firma? No, è sempre Tutino, solo che la prima, no, prima la seconda era più scarabocchiata, allora l'ha rifatto bene. Allora, molto semplicemente nella capigruppo diciamo si era posto anche questo problema che chiaramente oltre ai problemi di ordine pubblico ci dobbiamo porre anche la questione abitativa di chi è là dentro. Questo il tavolo già lo deve fare, ma è anche necessario da parte nostra non dare nulla per scontato, altrimenti se affrontiamo ogni problema sociale come un problema di ordine pubblico cominciamo a perdere un po' la bussola e arriviamo a situazioni
semplicemente securitarie piuttosto che di coltivazione del diritto. Dunque, poiché il diritto alla salvaguardia dell'integrità dei cittadini è anche di fatto un diritto all'abitare, ciò che chiediamo è che il tavolo interistituzionale, oltre che giustamente preoccuparsi della bonifica ambientale della zona, si preoccupi di promuovere una adeguata ricollocazione degli occupanti. Questa è la motivazione, poi insomma è misteriosamente un po' saltato dagli emendamenti, quindi ho voluto riproporlo. Grazie. Grazie. Ci sono interventi su questo emendamento? Ci sono interventi? Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi e colleghe. Sì, questo emendamento presentato dal consigliere Tutino è comunque in coerenza anche quanto detto dal prefetto nell'incontro che ha tenuto con noi alcuni mesi fa. Nel momento in cui si procede a uno sgombero o qualsiasi altro tipo di azione che porti poi allo sgombro di uno stabile, c'è poi il problema di capire chi sono le persone che ci stanno dentro e dove vanno a finire, per cui è in coerenza anche con una linea che sta seguendo lo stesso prefetto, per cui non è niente di strano rispetto a quanto si è detto nelle sedi opportune. Altri interventi? Consigliere Lenci. Allora, grazie Presidente, nulla in contrario di occuparci logicamente delle persone che sono all'interno, ma questo consiglio non mi è sembrato molto pronto a pensare a come vivono lì dentro le persone, perché è stata bocciata anche una mozione, quindi adesso che si venga a sventolare qui davanti il falso berbenismo per aiutare le persone che sono lì dentro, le potete vedere anche prima, visto che avete bloccato una mozione solamente perché non avevo scritto cosa aveva fatto il consiglio nella passata consigliatura. Quindi pregherei che quando si fanno queste uscite per aiutare i cittadini, per le persone che sono in emergenza abitativa, bisognerebbe riflettere sulle cose che si fanno in passato, perché i consigli sono pubblici e forse qualcuno li vede. Grazie. Consigliere Matrone, la prego. Dunque, quello che mi sembra di aver capito dal nostro Presidente quando ha fatto l'intervento, ha parlato che dietro l'incontro con il prefetto la cosa prioritaria che ha sollecitato al viceprefetto, anzi, era quella di riportare la situazione igienico-sanitaria all'interno del complesso. Ciò significa che puliamo e rimane tutto così, da quello che ho capito. Cioè, riportare la situazione igienico-sanitaria, non ha parlato di sgombero, neanche la Presidente, ma neanche noi vediamo che neanche qua si parla di sgombero. Quindi non ho capito che c'entra la parola, chi ha tirato fuori la parola sgombero. Noi abbiamo messo soltanto la sicurezza. Il consigliere che mi ha preceduto ha parlato di sgombero, scusate. Se non so, credo che prima ho detto i neuroni mi sono saltati, ancora no. Sull'emendamento non c'è però. È quello che sto dicendo, siccome ha parlato di sgombero e invece non si è parlato assolutamente di sgombero, quello che voglio dire è che il Presidente, se finemente ha parlato chiaro, ha detto che vuole ripristinare all'interno dell'intero complesso la situazione igienico-sanitaria, tenerla sotto controllo. Quindi significa che neanche il municipio, il presidente, il vicepresidente e il viceprefetto sono propensi ad effettuare uno sgombro, perché effettuare uno sgombro significa attivare la situazione alloggiativa e quello che serve. Pertanto, per me l'importante è riportare togliere il degrado, la cosa principale, mettere in sicurezza l'immobile, perché la messa in sicurezza significa evitare ulteriori occupazioni di quelle che già ci sono dentro, perché se la sera si parlava che arrivavano 100 persone, 120 persone, una volta che noi mettiamo dentro in sicurezza l'intero immobile, a quel punto non ci abbiamo più il problema. Il problema verrà dopo, perché non è soltanto di Assisi che c'ha questo il problema dello sgombro e delle occupazioni. Nel nostro territorio ce ne stanno più di una che sono pronte per essere sgombrate. Ci abbiamo tra un po' via Fraussiricone. Via Fraussiricone sarà lo stesso problema. Dove li collocheremo, li allocheremo quelli che cacceranno fuori dai negozi? Palazzo Salam, ho detto bene? Che è diventato, io ieri sono passato alla Romanina, scusate, io non so se pensavo di stare in un altro, proprio in un'altra nazione. Cioè, una cosa impressionante, hanno preso possesso di tutto quel quadrante
Ma no, perché se io parlo male, se io parlo degli extracomunitari, qualcuno mi accusa e dice: ah, ecco, è razzista. No, io voglio dire che quella situazione non mi sta bene, non perché sono razzista, ma non mi sta bene proprio come sta, come viene gestita. Perché lasciarla così significa lasciarla come, come abbiamo fatto a, anni addietro a Piazza Vittorio, stessa identica situazione con i cinesi. Arriva il primo cinese, il secondo, il terzo, il quarto, poi è diventato Chinatown, come si chiama. Quindi siamo arrivati a questo livello. E la stessa cosa sta succedendo alla Romanina. Ieri, se voi andate alle 7, io mi trovo... Così, Madonna, stiamo parlando dell'emendamento di via Sisi. Di via Sisi, sto dicendo sgombero. Per cortesia, su. Ci abbiamo un sacco di problemi di sgombero. D'accordo. E pertanto parlare in questo momento di sgombero è una cosa un po' particolare, un po' difficile, è un po' complicata. Allora, parliamo, fissiamoci sull'argomento che è la bonifica dell'aria. È la bonifica, facciamola finita, emendamento, subemendamento, quello che è. Si deve bonificare l'aria. Poi se quelli stanno dentro, continuano a rimanere dentro, ci rimangono almeno con la situazione sanitaria. Consigliere Vitrotti. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. No, giusto per dare un contributo, visto che da più parti si è chiesto, ho registrato perlomeno l'intenzione di affrontare tematiche di questo tipo anche con un approccio diverso, appunto quello che riguarda in particolare la commissione che presiedo. E sono, diciamo, anche culturalmente due aspetti distinti, perché se si prende il tema dell'occupazione ovviamente di persone che sono in una situazione di emergenza abitativa, dal punto di vista della legalità e della sicurezza, succede che si elabora un atto di questo tipo, ovvero mettiamo in sicurezza, ripristiniamo l'ordine e quelli che ci sono dentro hanno, diciamo, un... passano in secondo piano. Se invece, come diciamo, forse questo emendamento va in questa direzione, si vuole anche, e non perché ce ne frega niente, e non perché nessuno se ne sta occupando, perché nelle diverse puntate televisive, ma anche fuori dai talk show, forse l'assessorato danese insieme al Dipartimento delle Politiche Sociali ha già preso delle iniziative. Lo stesso municipio, senza fare tanta caciara, ci tengo anche a sottolinearlo, si è occupato di questioni specifiche, di persone che poi sono venute direttamente qui, hanno chiesto una collaborazione ai servizi sociali e quelle persone si sta cercando con gli strumenti che ha a disposizione questa amministrazione, perché poi c'è il problema a monte che è quello che cosa ha, che cosa può fornire la città di Roma in un momento come questo, purtroppo molto poco, perché le strutture e i servizi sono sempre assenti, quindi con i punti di forza che abbiamo sul nostro territorio si sta cercando caso per caso, e non è un caso se è l'ennesima volta che chiediamo un intervento così mirato, perché gli interventi non possono essere tutti uguali, ci hanno 1200 problemi, donne sole, bambini, minori, non sono tutti la stessa cosa e l'approccio non può essere quelli buttamoli fuori punto e basta, e se è questo io non lo voto. Se l'approccio agli sgomberi è solo me danno fastidio, non lo voto, come ho già successo per via Flavio Stilicone, perché non si risolve il problema. È sempre diverso, ma tu sei arrivata a Selam, quindi figurati, cioè pensa che casino, pensa che confusione. Allora, quando è venuto il prefetto qua e ha detto pubblicamente, a me non mi dovete dire sgomberare, perché sgomberare vuol dire che poi il problema io lo sposto da una parte e lo metto in un'altra, bisogna trovare le soluzioni adeguate. Ora, capisco che noi in questo momento stiamo anche in confusione, no, per la situazione generale, dopodiché avremo quantomeno la possibilità di applicare di dare un suggerimento? Allora, si vuole fare, però contestualmente si vuole bonificare, si vuole, il prefetto deve lavorare, va bene, lui fa il suo, dopodiché attenzione, perché lì dentro ci sono persone e non cose, e quindi, sì, so 10 anni, lei non c'era e manco io. Scusate, per cortesia. Lei non c'era e manco io, dopodiché come dire, qualche cosa è stato fatto, senza sventolarlo a Canale 5, a Rete 4, a Italia 1, non serve. Scusate, per cortesia. Tutto questo, se si vuole applicare un approccio diverso e dare anche un contributo come amministrazione, dire, va bene, diamo anche un po' di pace alla situazione per in nome della convivenza
Protezione Civile interveniamo sia per gli abitanti sia le persone che sono là dentro, però contestualmente applichiamo quel criterio di precauzione che si fa con gli esseri umani. Cioè non si spostano come pacchetti, ma si trovano delle situazioni adeguate. Questo si passa per l'emergenza abitativa, si passa per le strutture adeguate, passa per le case famiglia, si passa per 50 altri modi, ma questo è un punto fondamentale, altrimenti va bene la legalità e la sicurezza così, secca, e quindi si prendono, si spostano e poi i residenti saranno contenti e lì il problema non lo risolveremo mai. Grazie. Ci sono altri interventi su questo emendamento? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, allora proprio su questo emendamento, perché vengo sollecitato dalla collega Vitrotti, che la nomino così me ispiri, e perché quindi l'ho anche nominata, se vuole si può anche poi replicare, ma io la capisco la Presidente della Commissione Sociale, ha fatto un intervento per difendere quello che è il lavoro suo di Commissione. Quindi non poteva non far passare così in sordina un fatto sociale che è contenuto all'interno della problematica, è ovvio. Cioè la problematica non è solo un problema logistico, igienico, di legalità eccetera, ma anche contiene anche la parte sociale. Quindi l'intervento della collega verte sulla parte sociale. Io sono Presidente di Commissione e devo dire che noi dobbiamo stare attenti a questo. Bene, ma questo era ovvio. Questo glielo concediamo, questo intervento. Ma non è che si può buttare tutto in caciara però, perché poi che cosa significa buttare in caciara? Che quello che noi chiediamo come atto non è legato allo spostamento delle persone o alla liberazione di quel posto, quindi a mandare per strada quelli che ci stanno lì dentro. Non è legato, perché l'emergenza abitativa deve essere trattata, ci sono fiumi di inchiostro su sta roba, e aspettiamo col Comune di Roma che cosa deciderà, con quale pratica, con quale progetto e con quale bonus, che sta preparando i bonus, poi mi viene in mente la situazione, i bonus malus, quindi i bonus e i malus, come vorrà affrontare questa cosa? Ma è ben più ampia. Il fatto di fare un intervento di messa in sicurezza e di bonifica non interviene nello sgombero, non c'entra niente lo sgombero. Lo sgombero non può essere anche non fatto affinché qualcuno non assicuri dove possono essere collocati. Quindi l'enfasi di questo intervento, che capisco come Presidente di Commissione, poi però si deve fermare lì e dire che i pacchetti postali se va oltre, non c'entra il pacchetto postale, c'entra il fatto che per mettere in sicurezza e toglie qualche chilo, qualche tonnellata di monnezza, non significa che tu devi sgombrare tutto il meccanismo. Tu fai questa operazione, l'altra operazione sociale viene inserita in un altro meccanismo, ok, come ha detto il prefetto Gabrielli, che si candiderà col PD, quindi dovete pure andare d'accordo con lui, ok? Però voglio dire, quella è un'altra fase, noi la mettiamo insieme, no? Cioè io dico, l'intelligenza politica di cui siamo dotati, mi auguro tutti, deve essere utilizzata per dare un contributo. Se noi immischiamo le cose, facciamo confusione. L'aspetto sociale deve essere trattato con la sua accuratezza e importanza. Qui stiamo a chiedere un'altra cosa, che non è automatica, perché se noi mettiamo che bisogna ricollegare le persone prima di fare tutto ciò, significa che andiamo a vincolare il meccanismo. Quindi io pulisco casa, poi quelli che abitano in quella casa la devi spostare, è un altro discorso, non dipende dalla pulizia. Mo fate esempio proprio semplice da mazzare. Consigliere Giuliano, il tempo è scaduto, Lo so, ma che dobbiamo fare, Presidente? Che decidiamo? Lo so, bisogna anche avere capacità di sintesi. E ce l'abbiamo, però se poi la collega mi sfrutta i 3 minuti... Lo so, però i tempi sono quelli, degli emendamenti si può intervenire per 5 minuti, uno per Vabbè, io ho risposto all'emendamento? Ho risposto? Sì, okay. Abbiamo capito. Grazie. Allora, ci sono altri interventi? No, consigliere Lancia, non è possibile. Negli emendamenti si interviene uno per gruppo, per 5 minuti. Consigliere Coglia, prego.
Io il dono della sintesi credo di averlo, forse non ho il dono della dialettica di altri consiglieri, però intervengo sull'ambito generale e sull'emendamento. Allora, per favore, non facciamo, urliamo, battaglie o vetrine su cose di questo tipo, troviamo la soluzione migliore per risolvere la questione. C'è da dire alcune cose che purtroppo alcuni trattano, diciamo, le occupazioni come fossero un'unica cosa, ci sono tantissime differenziazioni e questa non è la sede forse per andarle ad argomentare, però sicuramente ci sono persone disagiate e che forse non sono neanche col 100% della testa, che sono quelle forse che stanno via Assisi, la maggior parte. E ci sono persone che occupano pagando delle persone per sfondare un negozio come a Flavio Stiricone, e poi ci sono rifugiati politici che hanno il sacrosanto diritto di essere ospitati, che sono Palazzo Selam. Questo riassuntivo, sono tre vicende completamente differenti che meritano progetti differenti. Parliamo però di via Assisi. Allora, via Assisi è un problema che va risolto immediatamente. Allora, qui il prefetto farà il prefetto, farà il commissario, non lo sappiamo. Probabilmente tra un po' fare il commissario per un annetto e poi si candiderà politicamente, non ci interessa in questa sede. Ci interessa però che il prefetto faccia, all'incontro lui ha detto che anche i suoi poteri sono limitati, tutti credono che il prefetto abbia chissà quali poteri, però io vorrei ricordare che per il discorso del casale di San Nicola, il prefetto un casale per ospitare i rifugiati l'ha trovato ed immediatamente i poteri ce li ha. Non raccontiamo balle, i posti ci sono, se il prefetto li vuole trovare, li trova per chiunque. Domani decide, trova 500 posti dove ospitare, quelli di via Assisi e tutte le altre persone. Però ci sono altre logiche dietro, che portano forse ad usare questi posti per, non so, vogliamo venderli come immobili, vogliamo affidarli a quest'altra associazione, vogliamo usarli per darli a un sindacato, come si vocifera di qualche sindacato che ha una sede qui vicino nel nostro municipio, una sede ATER. Allora non prendiamo in giro i cittadini. La soluzione il prefetto la può trovare, la presidente può andare a parlare col prefetto e in tempi brevi può trovare una soluzione. Noi gli stiamo chiedendo di fare questo, di risolvere la problematica, trovare una giusta ricollocazione alle persone e degna, come meritano tutte le persone. Altri interventi, altri gruppi? Non ci sono. Passiamo alla votazione di questo emendamento. Allora, metto in votazione, ripeto, l'emendamento numero 4. Rileggo l'emendamento. Il tavolo aggiunge, risolve, il tavolo interistituzionale provvede a promuovere un'adeguata ricollocazione degli occupanti. Allora, chi è favorevole? Consigliere Giuliano, come vota lei? Non vota. Allora, facciamo la controprova. Chi è contrario? Consigliere Giuliano. Chi si astiene? Nessuno. Adesso quindi è approvato con... ...14 voti a favore e 3 contrari. Passiamo all'ultimo emendamento aggiuntivo che praticamente fa sostituire quello che era stato ritirato. Aggiungere a risolve, vengono presentati in una seduta segretata di consiglio i risultati dei tavoli di coordinamento. Ci sono interventi su questo emendamento? Consigliere Lenci. Grazie Presidente. Credo che questo punto sia molto importante, visto che in questo municipio spesso, e oggi questo atto ne è la,
la dimostrazione che noi, anche noi consiglieri, non sappiamo quello che sta facendo o la Presidente o la Giunta. E per noi è importante, perché poi nel nostro territorio veniamo noi presi dai cittadini e chiedono a noi cosa sta succedendo. Quindi sarebbe corretto almeno conoscere gli atti, quelli pubblici, di cosa stiamo facendo. Grazie. Consigliere Lordaca, prego. Grazie Presidente, io sono contento che la consigliera Lenci si sia espressa favorevolmente su questo emendamento, che è stato modificato in seguito ad un mio intervento e alla brillante intuizione della consigliera Lancia, e credo sia la riprova che non sempre quello che viene da questa parte oggi in consiglio è strumentale, fazioso, gratuito o di chissà quale intenzione. Semplicemente questo atto, che non è, questo non voglio essere polemico, non è che sono otto mesi che quest'atto è fermo, c'è stata una prima mozione che la maggioranza del consiglio ha giudicato inadeguata o comunque non formalmente corretta, e insomma la democrazia prevede che se la maggioranza di un consiglio decide di bocciare un atto per i motivi che ritiene più opportuni, l'atto è bocciato ed è affatto un iter corretto, non è che è stato tenuto in un cassetto segretamente per chissà quale motivo. Quindi è stata ripresentata una risoluzione in commissione, una commissione che ha una maggioranza di opposizione, e quindi alcune questioni che magari da questa parte sono state sollevate. Consigliere Lardaga. Ha ragione, non è. Consigliere Lardaga, non siamo in discussione generale, però siamo. L'emendamento ha ragione. Quindi alcune questioni che sono state sollevate anche in commissione poi sono state bocciate. Alcune cose stiamo provando a riproporle perché crediamo siano giuste, ma il tutto in una dialettica democratica e per cercare di migliorare quest'atto, così com'è su questo emendamento. Quindi credo che noi siamo favorevoli a questo emendamento, che in parte abbiamo suggerito di modificare, quindi credo che stiamo facendo un iter molto corretto sulla discussione di quest'atto. Grazie. Altri interventi? Consigliere Matronola, prego. Nessuno ha messo in dubbio l'iter che sta seguendo questo atto. Anzi, io l'ho detto prima alla Presidente che ci sono stati dei tavoli, credo che due ne sono stati al quarto piano, però di questi due tavoli nessuno di noi ha saputo nulla di quello che è successo. Pertanto è come se andiamo alla cieca sugli atti, che se noi avessimo almeno da parte del nostro Presidente un qualche cosa, diciamo a Roma si dice qualche dritta, noi potremmo fare degli atti abbastanza mirati e diretti. Così ci troviamo che dopo una commissione ha approvato un atto, ci troviamo all'interno di un consiglio a emendare, subemendare e fare di più di più. È vero che la commissione legalità e sicurezza non è composta dall'opposizione, dalla maggioranza dell'opposizione, è composta dalla maggioranza del PD. Pertanto credo che abbia un peso abbastanza forte. Poi se il PD all'interno della commissione ha ritenuto votare quest'atto, e se qualcuno di qualche altro partito della maggioranza non è voluto venire per problemi suoi o perché non riconosce l'operato di questa commissione, questi sono problemi loro. Comunque l'atto sta andando in una giusta direzione. Io mi sono astenuto, ho votato contro all'emendamento precedente, perché effettivamente andava a stravolgere un po' tutto l'intenzione di come era stata stilata la risoluzione. Su questo sono d'accordo, l'ho detto prima al Presidente, di riferircelo. Speriamo che con quest'atto il Presidente, l'unica cosa che avremmo dovuto mettere nel subemendamento, di venire a relazionare in Consiglio a porte chiuse, ma dandogli un termine, perché potrà anche dire sì, vengo a relazionare, ma può avvenire anche nel 2018, perché non abbiamo messo nessun termine. Pertanto vi siete dati una bastonata, diciamo, sulla testa, non voglio usare altre cose circonferenze, e pertanto subemendare un emendamento, per me abbiamo indebolito l'atto, perché abbiamo dato tutto quanto in mano alla Presidente a livello di informativa. La Presidente non verrà ad informarci, perché purtroppo
non è perché non vuole, perché rientra nella sua indole. Lei non intende assolutamente avere rapporti e contatti con i consiglieri. Quello che succede al quarto piano è segretato sia per quanto concerne il viceprefetto, sia per quanto ha sempre fatto il presidente, perché purtroppo è così, assessore Di Lillo. Sembra una cosa strana, ma io sono 2 anni che faccio il consigliere e non ho mai avuto notizie particolari su quello che succede al quarto piano, né per quanto concerne la giunta. Che torniamo all'emendamento, consigliere Matrodola. Sì, ecco, grazie. Per cortesia. Per quanto concerne la giunta che... No, io dicevo l'emendamento, non la giunta. Torniamo all'emendamento. Io sto tornando alla giunta e poi passo all'emendamento. No, perché siamo in un emendamento, non discussione, no, eccetera, quindi i tempi sono molto stretti. Presidente, ma l'educazione interrompe mentre parla. Allora, anche il contrario. Prego. Esatto. Allora, chiudo una piccola parentesi, caro assessore. Io quello che ho chiesto, e grazie all'opposizione che finalmente alcuni verbali della giunta vengono resi nuoti, altri... quelli che non sono segretati, perché quelli segretati purtroppo non riusciamo ad averli, quello che decidete. Non esistono segretati. Per cortesia. Vabbè. Grazie, consigliere. Siamo favorevoli, grazie, a questo emendamento, però ci tengo a dire, questo subemendamento è carente. È carente perché non abbiamo dato un termine con la quale la Presidente veniva a riferire in questa commissione dicendo: signori miei, sta succedendo questo. Quindi da qui a 3 anni, voi, qui la Presidente che vi viene a parlare, vi assisi. Grazie, ma io, scusate un attimo, se il tavolo di coordinamento è condotto dalla Prefettura e non dalla Presidente, non si sa quando, cioè ha iniziato, non si sa quando finisce, come facciamo a mettere un termine, bravo, entro cui la Presidente... Bravo. Però non esiste, scusate, che leader che stiamo... Cerchiamo di essere... attenti, grazie. Adesso stiamo seguendo un iter che riguarda la situazione igienico-sanitaria. Grazie, consigliere Matrodola. Che si stava discutendo. Grazie. Ci sono altri interventi su questo emendamento? No, ci sono altri interventi. Ha chiesto la parola l'assessore De Lillo. Prego, assessore, sull'emendamento. Presidente, consiglieri, no, soltanto una precisazione rispetto a quello che diceva la consigliera Lenci, perché non credo sinceramente che il lavoro che svolge la Giunta e gli assessorati non vengano messi a conoscenza delle commissioni e dei consiglieri. Quindi pregherei magari di leggere anche i verbali delle diverse commissioni, perché spesso addirittura veniamo convocati su atti che sono già passati delle commissioni competenti, discussi e verbalizzati. Per quanto mi riguarda, non c'è atto che io abbia fatto o problema che io abbia affrontato che io non abbia discusso nella commissione competente. Quindi non continuiamo a dire che in questo municipio non si sa cosa succede al quarto piano, perché bisogna anche cercare le notizie corrette e andarsele a verificare. Assessore. Grazie. Scusate, stiamo parlando dell'emendamento. Scusate. Presidente, per l'emendamento. Non è possibile, consigliere Giuliano. Perché non posso entrare? Non è sugli emendamenti, sapete, non è possibile. Allora, passiamo alla votazione dell'emendamento. Questo. È vero. Allora. Chi è favorevole? C'è una controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Allora, 17 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Allora, passiamo adesso alla dichiarazione di voto sulla risoluzione emendata. Ripeto, dichiarazione di voto sulla risoluzione emendata. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, prego. Allora, l'atto quindi è stato emendato. Sono stati portati alcuni appunto emendamenti più comprensibili, diciamo così, più completi.
Poi su quello che è stato anche approvato, che riguarda ovviamente lo spostamento delle persone, eccetera, 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 io ripeto, ho votato contrario convintamente perché l'ho spiegato, non è legato il fatto della bonifica e della messa in sicurezza con lo sgombero. Quindi questo secondo me sarà un elemento di confusione, però poi è stata la maggioranza dell'Aula ha dato parere favorevole e quindi uno deve accettare il risultato. Per quanto riguarda quindi l'atto in se stesso, quando prima assessore De Lillo si diceva appunto che questa modifica di fare una relazione in consiglio, cercando di evitare appunto una commissione competente perché poi si crea pure lì un po' di confusione, legalità sociale, legalità eccetera, penso che questo sia l'elemento istituzionale più giusto, quindi si fa una riunione a porte chiuse, quindi perché sono notizie, possono essere notizie sensibili, ma io penso che forse l'aggettivo che prima ha detto la Presidente è stato un po' o non capito o travisato, ha detto che lei non è autorizzata, non ha detto che non può comunicare le notizie oppure quello che lei viene a sapere, cioè non è autorizzata da chi di dovere a fare questo tipo di passaggio, però questo qui, perché se fosse autorizzata dice io ce l'ho nel mio compito, ma siccome questo non avviene, cioè non è stato dato come elemento, è ovvio che lei lo può fare come Presidente di Municipio e rapportare al Consiglio lo stato dell'arte, quindi penso che sia una cosa normale. Poi quando il collega giustamente in modo un po' teatrale dice che al quarto piano è per dire che alcune situazioni sensibili, non era un discorso personale perché lei è anche fin troppo spesso presente in commissione e quindi segue i lavori, però era per dire che alcune notizie di questo tipo, cioè quando su un territorio come il nostro c'è un problema di emergenza, senza dire quale, ma di emergenza in generale, e c'è stato un tavolo che è fatto da un comitato per la sicurezza dove partecipa il nostro Presidente, beh sarebbe giusto e corretto che in una riunione di aula consiliare questo potesse essere presente, cioè possa essere messo in evidenza, ok? E quindi anche noi possiamo dare il nostro contributo, questo l'abbiamo detto prima. Quindi dichiarazione di voto? Che cosa vuole che voto, Presidente? Politica lei. Favorevole. D'accordo, grazie. Allora altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matorgola, prego. Io non ce l'ho con l'assessore Di Lillo, come ha detto il collega che mi ha preceduto, è abbastanza presente nelle commissioni. Io mi riferisco agli interventi che ha fatto la Presidente, cioè la Presidente ha parlato chiaro nel tavolo e ci ha dato delle notizie, perché se non è autorizzata a dare notizie, oggi non doveva darci notizie dicendo che il viceprefetto si sta attivando per riportare la situazione igienico-sanitaria all'interno di via Sisi. Allora o ce le dà le notizie o non ce le dà. Uno. Secondo poi, questa risoluzione ha fatto tre passaggi nella mia commissione, tre passaggi, e per ben tre volte la Presidente Fantino è stata invitata, pertanto sarebbe potuta venire tranquillamente e esporci in modo così informale quali sono le condizioni, le caratteristiche o quello che occorreva per arrivare allo scopo, al fine di tutto quanto, però ci viene qua a dire giustamente ma ci stiamo attivando per la situazione igienico-sanitaria, quindi significa che è stata autorizzata dal viceprefetto, gli ha detto vai in consiglio e digli cari consiglieri stiamo facendo la situazione igienico-sanitaria. Mi dispiace che l'assessore Di Lillo, che adesso non sta ascoltando giustamente, però può darsi che ascolta, mi dispiace che dica che le varie commissioni ce n'è una, legalità e sicurezza, che la Presidente Fantino non si è mai presentata, eppure questa commissione si è relazionata con tutte, con maggioranza, con opposizione, ha portato tutte dichiarazione di voto, consigliere Matorgola, tutte le problematiche le ha portate tranquillamente in commissione, e quindi penso che siano problematiche che riguardano tutto quanto il municipio, cioè il benessere del municipio, non tanto il bene del municipio, perché noi, a differenza di tanti, noi che siamo qua dentro vogliamo il bene per il nostro municipio, perché vorremmo vedere il nostro municipio un municipio al di sopra di tutto, e invece purtroppo... Siamo ad oggi, dichiarazione di voto, per cortesia, su! Sto facendo la dichiarazione di voto all'assessore, e ora non mi faccio la dichiarazione di voto. Mi faccia fare una dichiarazione per volta, no? Per favore, su! Sto allisciando l'assessore. Non ha bisogno di essere allisciato, per cortesia, su! Siamo a dichiarazione di voto!
E non è possibile, su. Siamo seri, siamo persone adulte. E stanche. Allora, per favore. Allora, dichiarazione di voto, non ho sentito. Finalmente questa risoluzione dopo 4 mesi è approdata in questo Consiglio con tutte le modifiche e dopo 4 mesi purtroppo ci ritroviamo ad emendarla. Dopo tutti i passaggi che ha fatto mozione e risoluzione la emendiamo. Siamo contenti che l'abbiamo emendata, siamo contenti. Speriamo che raggiungeremo uno scopo, un fine su questa risoluzione. Mi auguro a tutti quanti che la Commissione Legalità e Sicurezza continui ad affrontare come la prossima settimana. Grazie. Le tematiche e vediamo quello che succede. Consigliere Benassi, grazie. Prego. La consigliera Lenci, ha alzato la mano prima di me. Grazie Presidente, logicamente non posso che esprimere un parere favorevole. L'unica cosa che vorrei ricordare a quest'Aula è che non sono andata a farmi una passeggiata per farmi vedere in televisione, perché mi sono presa le parolacce che forse si dovrebbe essere preso qualcuno che sta seduto dall'altra parte e sono stata l'unica che è andata a difendere il municipio. Sono stata richiamata di nuovo per partecipare e non ho voluto, e l'atto che ho portato il giorno dopo la trasmissione era per il fatto che avevo visto con i miei occhi, e forse potreste andare a tutti quanti a farvi una bella passeggiata lì dentro, in che modo vivono le persone lì dentro. Questo solo per chiarire. Non sono d'accordo neanche con quello che ha detto poco fa l'assessore De Lillo, perché lei può parlare per la sua, per il suo operato, nel quale io non faccio neanche parte nella commissione sociale, ma i problemi ci sono. Infatti avevamo richiesto anche che tutti i capigruppo avessero i verbali di tutte le commissioni, proprio per essere al centro, in più informati delle cose. Grazie. Consigliere Benassi. Grazie Presidenti, colleghi e colleghe. Dunque io, dichiarando il voto del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà come favorevole a questa risoluzione, voglio però fare 2 piccole precisazioni, perché in precedenza ho usato la parola sgombero, perché immagino che nel momento in cui si vada a intervenire su quella struttura e venga resa inoccupabile, in qualche modo quella gente verrà tolta da lì, spostata, teletrasportata, fate voi, però non è che li chiudiamo lì dentro, mi auguro, perché sennò credo sia proprio un'azione inutile. Seconda cosa, io confermo che il voto contrario che c'è stato nei confronti della prima mozione presentata è stato comunque un voto ben consapevole, prima di tutto perché abbiamo già dimostrato al Presidente della Commissione, della Commissione Speciale Sicurezza e Legalità, la nostra comunque intenzione di portare nella sua commissione, insieme agli altri commissari, di discutere un atto che poi sarebbe stato questo, in primis, e in secundis, è stato un voto consapevole, perché è stata dall'altro una mozione presentata, al di là di chi l'ha firmata, non l'ha firmata, sull'onda di una trasmissione che poi tra l'altro ha fatto un servizio su questo municipio che ha fatto discutere parecchio, vari consiglieri, tant'è basta andarsi a vedere un altro consiglio in cui un presidente della Commissione di Sicurezza e Legalità fa una bella considerazione su quanto accaduto in quella trasmissione e su quanto accaduto dopo nella Commissione stessa, e una trasmissione che non nomino perché non voglio fare pubblicità a qualcosa di inguardabile, che ha messo sotto accusa questo municipio in maniera indecorosa, per cui penso che la scelta fatta dalla maggioranza di centro-sinistra di questo municipio sia stata veramente ottima da questo punto di vista. Grazie. Consigliera Lancia per il PD, prego. Il voto del PD è senz'altro favorevole, però vorrei ricordare una cosa: noi stiamo facendo un atto su una proprietà privata di cui noi non possiamo chiedere lo sgombero e in cui noi non potremmo neanche fare nessuna bonifica, perché la dovrebbe fare la stessa proprietà. Da qui la necessità di una mozione, risoluzione che chiedesse un'ordinanza per fare una bonifica ambientale in danno alla proprietà. Questo ce lo dobbiamo ricordare, perché mi sembra che la discussione sia stata un po' deviata, come se fosse una proprietà pubblica e noi potessimo andare lì a fare quello che ci pare. Per cui voto favorevole, però ricordiamoci che il Dipartimento è già stato lì, ha censito le persone e insieme al municipio sta cercando di ricollocarle. Non possiamo fare quello che ci pare in quella proprietà, né sgomberarla se la proprietà non chiede lo sgombero, né chiuderla, né metterla in sicurezza noi. Lo deve fare la proprietà. Noi stiamo facendo questo perché almeno facciano una bonifica ambientale che metta in sicurezza la salute delle persone. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Votazione. Non ci sono. Passiamo alla votazione.
ripeto, votiamo la risoluzione con gli emendamenti approvati. Chi è favorevole? C'è una controprova, allora. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi è approvata la risoluzione con 17 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto.